Physical Problem numero 9, pagina 27. Bobina rettangolare che ruota in senso orario nel campo induzione magnetica di questo magnete. Con la FEM prodotta alimenta questa lampadina sviluppando questa potenza. La rotazione è di 180 gradi. Si vuole sapere in quanto tempo è avvenuta questa rotazione. Il risultato sarà 0,10 secondi. Innanzitutto la prima cosa da capire è che ovviamente questo non è un motore elettrico, cioè la rotazione è indotta dall'esterno, da una coppia di forze esterna, e non è invece la conseguenza del passaggio di corrente elettrica nella bobina. Sarebbe invece un motore elettrico se nel circuito ci fosse un generatore che fa passare la corrente elettrica nella bobina, e allora si verrebbero a creare le forze magnetiche sui lati di questa bobina, le forze di Faraday, che costituiscono una coppia di forze che fa ruotare questa bobina. Invece qui è il fenomeno opposto: la rotazione è indotta dall'esterno e la corrente che scorre nella bobina è la corrente indotta che viene creata dalle variazioni del flusso magnetico attraverso la bobina. La bobina quindi non è un motore elettrico, ma è un generatore di corrente alternata, cioè un alternatore o dinamo. Infatti, a causa delle variazioni del flusso magnetico attraverso la bobina, si genera una forza elettromotrice indotta nella bobina, che in pratica è un campo elettrico indotto, elettromotore, che fa scorrere la corrente elettrica che poi passa attraverso la lampadina. Quindi il generatore è la bobina stessa e tutta la potenza erogata dalla bobina va a dissiparsi in forma di calore nella lampadina, cioè si dissipa per effetto Joule in energia termica. Orientiamo come al solito la bobina in senso, il contorno in senso antiorario, in modo che il vettore superficie vada in alto. Questa è la situazione iniziale, con il campo B che va da sinistra a destra, cioè dal polo nord al polo sud del magnete. Chiamiamo A e C questi due vertici della bobina. All'inizio il flusso, all'istante iniziale, è zero, perché le linee del campo B non attraversano la bobina. Anche se non lo sappiamo, immaginiamo che la rotazione sia uniforme. Essendo una rotazione di 180 gradi, si tratta di mezzo periodo di rotazione, quindi T mezzi è l'istante finale. Anche a T mezzi, T è il periodo, T maiuscolo, anche a T mezzi il flusso magnetico è zero attraverso la bobina. Mentre invece il flusso è massimo a un quarto di periodo, quando il campo B e il vettore superficie della bobina sono allineati. Qui è disegnata una posizione intermedia con il vettore superficie che ha fatto un po' di angolo beta rispetto alla direzione verticale, e mentre beta aumenta diminuisce l'angolo alfa tra il vettore superficie e il campo B. Consideriamo l'angolo beta tra il vettore superficie della bobina e la direzione verticale. Beta all'inizio vale 0, poi vale pi greco mezzi, e nella posizione finale beta vale pi greco. Infatti la spira ha il vettore superficie in verso opposto rispetto alla direzione verticale positiva. Immaginando la rotazione uniforme, cioè a velocità angolare costante, quindi moto circolare uniforme, allora l'angolo alfa e l'angolo beta variano nel tempo. L'angolo beta in particolare varia con omega t, omega è la velocità angolare costante, e all'istante 0 beta parte dal valore 0. Invece alfa all'istante 0 parte dal valore 90 gradi, pi greco mezzi, e poi diminuisce progressivamente, quindi la sua espressione è pi greco mezzi meno omega t. In questo grafico è rappresentato il flusso magnetico attraverso la bobina, che abbiamo visto all'inizio è 0 anche dopo mezzo periodo di rotazione, quindi nella posizione finale, quindi 0 qua e 0 qua, mentre raggiunge il massimo a un quarto di periodo, e questo infatti è il valore massimo del flusso magnetico, che è descritto da una funzione seno. Infatti il flusso magnetico in ogni istante t generico è dato dal prodotto scalare fra il vettore B e il vettore superficie, che è S moltiplicato per il numero di spire. Nel prodotto scalare si prendono i moduli BNS e poi il coseno dell'angolo fra B e S, quindi il coseno di alfa. Alfa è l'angolo fra B e S. Ma invece di usare l'angolo alfa usiamo beta, che è il suo complementare, e quindi
Il coseno di alfa corrisponde al seno di beta. Infatti angoli complementari hanno seno e coseno scambiati tra loro. Quindi questa è l'espressione del flusso magnetico BNS sen beta, e il valore massimo del flusso magnetico si ha quando beta è pi greco mezzi, e allora vale BNS. Questo è il valore massimo del flusso magnetico BNS. Consideriamo un istante generico, per esempio quello in cui l'angolo beta è questo e l'angolo alfa questo, quindi la spira vista di profilo è orientata in questo modo e sta ruotando in senso orario. Allora aumenta il flusso magnetico attraverso la spira, perché sempre più linee di B la attraversano ed escono dalla sua faccia positiva, che è questa indicata dal vettore S. Allora la bobina reagisce generando una forza elettromotrice, cioè un campo elettrico indotto che ha questo verso. Per generare un campo B indotto nel verso opposto al B esterno, in modo da contrastare l'aumento di flusso magnetico esterno. Che la corrente debba girare in senso orario è anche ovvio, si capisce dal fatto che la FEM ha sempre il segno opposto alla variazione di flusso magnetico, come indicato dalla legge di Faraday Neumann-Henry-Lenz. Quindi se il flusso magnetico aumenta e la sua derivata quindi è positiva, allora la FEM ha segno negativo. Segno negativo vuol dire che è rivolto il campo elettromotore in senso orario, perché il senso orario è quello di segno negativo, essendo il verso positivo convenzionale l'antiorario. In questi grafici, oltre all'andamento del flusso magnetico, è riportato anche l'andamento della sua derivata, che è massima all'inizio, lo si capisce dalla pendenza della tangente alla curva che indica la rapidità di crescita del flusso magnetico. Quindi all'inizio è massima la rapidità di aumento di questo flusso magnetico, quindi la derivata parte dal massimo valore, poi la rapidità di aumento si azzera perché a t quarti per un attimo il flusso magnetico è stazionario e infatti la derivata si annulla, poi la derivata diventa negativa perché il flusso magnetico diminuisce. La massima rapidità di diminuzione si ha a t mezzi e infatti la derivata assume il minimo valore. La derivata non a caso ha l'andamento di un coseno. Infatti, se andiamo a derivare l'espressione del flusso magnetico, otteniamo questa espressione con beta punto, che è la rapidità di variazione dell'angolo beta, quindi è omega, la velocità angolare, e poi c'è coseno di beta, che è questa curva. Ora rovesciamo questo grafico, perché dobbiamo calcolare la FEM, che è la derivata del flusso magnetico rispetto al tempo, cambiata di segno, e quindi ha questo andamento qui la FEM. Vediamo quindi che nel primo quarto di rotazione, quando il flusso magnetico aumenta, la FEM è negativa e farà quindi scorrere la corrente elettrica, secondo la legge di Ohm generalizzata del circuito, la farà scorrere col segno negativo, quindi in senso orario. Invece quando il flusso magnetico diminuisce nel secondo quarto di oscillazione, la FEM sarà positiva e farà scorrere corrente in senso orario, antiorario, che è il verso convenzionalmente positivo. Questo infatti è l'andamento della corrente, prima negativa e poi positiva. E questo è il disegno che illustra la corrente inizialmente negativa, che gira in senso orario, e poi positiva. Qui il disegno è sbagliato perché la freccia deve stare quassù, perché deve girare sempre in questo modo, ma siccome il vettore superficie è andato dall'altra parte, si tratta di una rotazione nel verso convenzionale positivo, quindi il disegno è sbagliato e la freccia deve stare qua. Infatti la corrente sia all'inizio che alla fine, all'istante 0 e all'istante t mezzi, gira sempre in questo modo. E il motivo per cui gira in questo modo si capisce anche ragionando sulle forze di Lorentz e sui singoli portatori di carica positiva che stanno nella bobina. Infatti la bobina sta ruotando in senso orario e quindi questo lato si solleva mentre l'altro lato si abbassa. I portatori sentono la forza di Lorentz perché si stanno muovendo con questa velocità in un campo B esterno che va verso destra, quindi scrivendo la formula di Lorentz, forza di Lorentz uguale QV vettore B, e utilizzando la seconda regola della mano destra, mettendo l'indice su V, cioè il pollice su V, l'indice su B, allora il medio ci dà la forza che va in questa direzione, e facendo la stessa cosa su quest'altro lato, sui portatori che stanno qua e che stanno andando in basso, la forza di Lorentz li spinge in quest'altra direzione. Quindi mette in moto una corrente che gira in senso orario ed è negativa all'inizio. Dopo metà rotazione,
La situazione è sempre la stessa dal punto di vista meccanico, quindi questo lato si solleva, questo si abbassa, la corrente continua a girare in questo senso, ma siccome la spira è a ruotato di 90 gradi, quello che prima era una rotazione in senso negativo, adesso è una rotazione in senso positivo. Fino a qui è tutta la descrizione qualitativa di quello che accade da un punto di vista dei concetti fisici. Adesso, per risolvere il problema, dobbiamo ragionare sulla potenza dissipata dalla lampadina, perché ci viene dato il valore, e questa potenza è anche la potenza fornita dal generatore, che è proprio la bobina stessa, cioè da questo generatore di corrente alternata, e si può calcolare con la solita formula F al quadrato su R. Se andiamo a fare il grafico di F al quadrato, dobbiamo fare il quadrato di questa curva e viene quindi un coseno quadrato. Questo è il grafico sia della FEM al quadrato che della potenza dissipata. Ora il testo ci dà un valore fisso di potenza dissipata, mentre invece vediamo che la potenza dissipata è un valore variabile. Viene dissipata più potenza all'inizio, per un attimo non viene dissipata niente, poi di nuovo viene dissipata più potenza alla fine. Questo accade perché all'inizio la corrente circola in senso orario nella bobina e quindi passa in questo verso con più intensità. Abbiamo visto infatti che la corrente è massima all'inizio e quindi la lampadina si accende parecchio all'inizio, all'istante zero. Poi piano piano la corrente, abbiamo visto il grafico, che la corrente si annullava e quindi la lampadina per un attimo si spegne, per poi la corrente iniziare a ruotare nel verso opposto. Quindi la corrente gira prima così e poi in quest'altro modo. La sua intensità della corrente elettrica è maggiore all'inizio, poi si ferma, si azzera un attimo, si inverte ed è maggiore di nuovo alla fine quando gira nel verso opposto. Quindi questa lampadina all'inizio si accende, poi per un attimo si spegne e poi si riaccende con la corrente che gira al contrario. È questo il senso di questo grafico, che sta a indicare una potenza fornita dalla bobina e dissipata in calore nella resistenza. Questa potenza è massima all'inizio, poi per un attimo è zero e poi è di nuovo massima alla fine. Allora capiamo che quel valore 65,52 watt è solo un valore medio di potenza dissipata. È questo valore medio qua che si ottiene facendo il valore medio di F quadrato, cioè la FEM al quadrato. E il valore medio della FEM al quadrato, che ha questo andamento coseno quadrato, è la metà del valore massimo. Questo perché il coseno al quadrato ha questo andamento e si può dimostrare che il valore medio del coseno quadrato è la metà del valore massimo, cioè 0,5. Quindi per trovare il valore medio, che è questa linea tratteggiata, il valore medio di F quadro, bisogna prendere il valore massimo diviso 2 e al quadrato. E il valore massimo di FEM è BNS omega, in quanto quando avevamo fatto la derivata avevamo trovato questo valore, e quindi cos beta diventa 1, BNS omega è il valore massimo, eccolo qua, e anche il valore minimo col segno negativo. Abbiamo quindi ottenuto due diverse espressioni per il valore medio di F quadro, sarebbe la media quadratica della FEM. Un'espressione è questa che abbiamo trovato ora, cioè un mezzo e questa quantità al quadrato. L'altra espressione è quella che viene fuori dalla formula della potenza, quindi è R per PR medio. Confrontando queste due espressioni tra loro possiamo ricavare questa equazione 2R PR medio uguale BNS omega, e l'incognita è proprio omega, la velocità angolare della spira rotante. Con la formula inversa ricaviamo omega, sostituiamo i valori numerici, quindi la resistenza, la potenza media, il campo B in Tesla, il numero di spire e l'area di ciascuna spira, e otteniamo questa velocità angolare, 28,3 radianti ogni secondo. Dentro omega c'è la nostra vera incognita, che è la durata della mezza oscillazione, cioè t mezzi. Infatti omega è 2π greco su t, cioè π greco su t mezzi. Ricaviamo questo delta t, cioè t mezzi, e troviamo 0,11 secondi. È leggermente diverso dal valore, dal risultato indicato dal libro, che era 0,10 secondi. Il motivo di questa leggera differenza
è che c'è un modo approssimativo, forse più semplice, di risolvere questo problema. E cioè si considera già in partenza il valore medio della FEM. La FEM è una quantità variabile nel tempo e il valore medio calcolato sul mezzo periodo di rotazione fra 0 e t mezzi è ovviamente 0, lo si capisce perché questo coseno, questo meno coseno è una funzione dispari rispetto al valore t quarti e quindi i valori assunti prima di t quarti si compensano perfettamente con i valori assunti dopo t quarti e si vede subito che il valore medio di questa funzione è 0. Del resto, anche utilizzando la legge di Faraday, Neumann-Harry-Lenz con gli incrementi finiti viene 0 lo stesso, perché la variazione del flusso di B calcolata in questo t mezzi vale 0 in quanto il flusso è 0 all'inizio e 0 alla fine, quindi abbiamo 0 meno 0 diviso t mezzi. Quindi questa modalità di risoluzione non è utile, però noi potremmo ragionare così, che quello che accade da 0 a t mezzi in fondo accade due volte, accade sia in 0 t quarti sia in t quarti t mezzi, cioè l'unica differenza tra questi due semi-intervalli qua è che la FEM, la corrente prima è negativa, poi è positiva, però di fatto come valori assoluti sono uguali. Quindi se noi prendiamo il valore assoluto della FEM, che è questa curva qua, quello che accade nel primo quarto di oscillazione in pratica è uguale a quello che accade nel secondo quarto. Quindi il valore medio fatto però del valore assoluto della FEM, cioè prima prendiamo la FEM in modulo e poi ne facciamo il valore medio, allora questo valore medio calcolato tra 0 e t mezzi è come calcolato fra 0 e t quarti. E utilizziamo quindi non l'intervallo 0 t mezzi, ma l'intervallo 0 t quarti, così il flusso, possiamo calcolarne la variazione senza avere 0 meno 0. Abbiamo infatti in questo modo che, prendendo il valore assoluto della FEM, in media, abbiamo φ max meno 0 diviso t quarti, perché ora stiamo ragionando soltanto tra 0 e t quarti, quindi la variazione di flusso è φ max BNS meno 0. Quindi BNS per 4 diviso il periodo, troviamo quindi il periodo con la formula inversa e utilizziamo al posto di F in modulo valore medio, utilizziamo la formula della potenza, infatti la potenza media è questa FEM in modulo valore medio al quadrato diviso R. Questo significa che è come se invece di avere una FEM in modulo che ha questo andamento, la FEM in modulo avesse un valore positivo costante, che è il valore medio, e che è come se la lampadina non si accendesse e si spegnesse in continuazione, ma rimanesse accesa, con una, dissipazione costante di energia. Ricavando il valore medio di F modulo, si trova questa espressione che andiamo a sostituire qua sotto. E quindi troviamo alla fine come periodo 0,200 secondi, a noi interessava il mezzo periodo che era la durata della rotazione, 0,10 secondi che è la soluzione del libro. Quindi evidentemente il libro utilizza questa soluzione approssimativa anziché la soluzione esatta che faceva uso della media quadratica della FEM. Quindi la soluzione esatta utilizza la media quadratica, quindi si fa prima la FEM al quadrato e poi si fa il valore medio sul quadrato, mentre invece la soluzione approssimata utilizza il valore medio della FEM in modulo.